jazz perché credo che sia la forma d'arte che permetta molta più libertà rispetto ad altri generi. È stato forse il genere nel quale mi sono sentito molto più libero di esprimere me stesso, non dovendo necessariamente suonare quello che era scritto su uno spartito, ma poter anche aggiungere qualcosa di mio, leggere tra le note. E poter anche creare con più libertà. Credo che tra le forme musicali sia quella che lascia più margine di creatività e di sperimentazione. Suono jazz ufficialmente da 12-13 anni, però è stata una cosa che mi ha sempre affascinato anche da ragazzino e poi è diventata parte fondamentale della mia vita. Era molto severo come insegnante, però da un certo punto in poi non mi ha mai dato direttive, mi ha lasciato abbastanza libero. Anzi, dirò che paradossalmente ho avuto l'impressione che a volte non volesse che suonassi il jazz perché magari era conscio dei problemi che un musicista di jazz poteva incontrare nel proprio percorso, perché comunque è un genere di musica che è di nicchia, quindi ha poca presa sul pubblico se non ad alti livelli. Beh, dietro un concerto innanzitutto c'è tanto lavoro fatto non solo nell'immediato tempo prima che precede un concerto, ma un lavoro, tanto lavoro fatto anche, non voglio dire da bambini, però c'è tutto un bagaglio di esperienze che inizia in tenerissima età. Credo che la cosa più importante che un musicista deve fare prima di approcciarsi ad un qualsiasi concerto è quello di pensare all'essenza di quello che è il proprio linguaggio, la propria musica. La nota in sé per sé o la tecnica, proprio la musica, quella scritta nero su bianco, credo sia veramente l'ultimo stadio, però prima deve esserci qualcosa di importante dietro e credo che sia molto importante ciò che fa parte del nostro bagaglio immaginario, i nostri viaggi, le nostre esperienze, i libri che leggiamo, i dischi che ascoltiamo. Poi questo viene in qualche modo tradotto in musica. Uno degli episodi che credo che più mi abbia condizionato il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare, è stato proprio un concerto fatto con la band che riuniamo stasera qui. Ed è stato un concerto fatto nel 97, credo, con un sassofonista che suona il mio stesso strumento, che si chiama Greg Osby, ospite di questa band, e lui è stata per me una sorta di illuminazione, cioè il suonare quello che io pensavo fosse il jazz in un'altra maniera, che pensavo non potesse essere possibile fuori dal mondo. Niente, la band di stasera sono contentissimo di averla rimessa su con l'aiuto anche di Fabio Accardi, ma un po' tutti ci siamo ripresi dopo oltre 10 anni e insomma è una band che ormai ci vede tutti un po' più cresciuti e alcuni di noi sono diventati molto molto importanti e abbiamo stasera Fabrizio Bosso con noi alla tromba, che era 10 anni fa con noi a costruire questo percorso. Poi abbiamo Claudio Filippini al pianoforte, è il pianista diciamo, della nuova band, perché 10 anni fa c'era Stefano Bollani al pianoforte, c'era anche Gianluca Petrella con noi, adesso speriamo di poter coinvolgere nuovamente, e poi i nostri due pilastri della ritmica, Giuseppe Bassi e Fabio Accardi, contrabbasso e batteria.
Yeah.